Cristante, Jorginho, Bonaventura, davanti il Trebur, Former, Deron, Wijnaldum e Vilena, e davanti 5-3-2, quello scelto da Ronald Koeman. Comincia Italia, lascia poi la battuta a Bonaventura, la girata di Cristante a Belotti, arriva l'annullamento che è giusto. In effetti l'assistente era stato subito perplesso, non era corso immediatamente verso il centro del campo, noi lo stavamo seguendo, poi l'arbitro aveva indicato il centro del campo a conferma del gol concesso, evidentemente l'assistente ci ha ripetuto. Advocat, Blind, il lancio a cercare l'inserimento di Former, l'uscita di Peri, cerca la sventagliata per Insigne che non arriva per un soffio sul pallone. E secondo Van Gaal, le cose invece con José Mourinho non sono andate bene. Pallone in profondità, lo scatto di Belotti che viene trattenuto da Van Dijk, che può andare all'uno contro uno con Blind, prende posizione Belotti in mezzo, interviene o prova a farlo Van Dijk, poi Cristante, il dribbling riesce al limite, mette in mezzo, la chiusura è stata di Silesen, opportunità per l'Italia. Il problema è che non riescono a verticalizzare perché davanti non c'è movimento, ci sono 5 uomini che si stanno pestando i piedi troppo in uno spazio ridotto e quindi non c'è. Su Mario Balotelli, miglior marcatore nella rosa a disposizione di Roberto Mancini. Insigne centralmente verso Belotti, posizione regolare, Belotti! Colpisce Silesen. Un'occasione incredibile è capitata sui piedi di Belotti da una posizione facilissima per lui, non riesce ad angolare e tira contro il portiere. Posizione super regolare questa volta, grande controllo, ma poi ha sparato addosso a Silesen. Jorginho, morbido verso Insigne, posizione regolare, Insigne dietro verso Verdi e l'Italia spreca un'altra opportunità. Stanno crescendo gli azzurri in questa ultima parte del primo tempo. Italia che manovra bene, riesce ad arrivare al tiro con una certa. Dove c'è Hatebur, ancora verso Depay che può girarsi e puntare pericolosamente verso l'area avversaria. Lo affronta Romagnoli, Depay colpisce malissimo con l'esterno del piede destro, pallone che termina lontano dalla porta di Perin. C'è anche Mirabelli, il direttore sportivo del Milan. Una volta che si entra nella tre quarti per cercare anche la superiorità come numerica. In questo caso lo scatto di Verdi, posizione giudicata regolare, Verdi a solo, Verdi, 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 deviazione di Silesen, calcio d'angolo occasionissima ancora una volta per l'Italia, ancora una volta per Verdi, ancora una grande opportunità per l'Italia per passare in vantaggio. Bellissimo questo lancio di Jorginho, sempre posizione essere letali per l'Olanda. Parte Bonaventura, il cross sul primo palo, il colpo di testa, il salvataggio sulla linea di Former, pallone che resta tra i piedi degli azzurri, altro cross di Bonaventura, altro colpo di testa, questa volta di Van Dijk, poi ci prova Jorginho, Belotti scatta in posizione giudicata regolare, l'uscita di Silesen, un altro pericolo per la difesa olandese, ma adesso bisogna guardare i primi commenti di Italia-Olanda. A gara in corso, nella solita girandola che caratterizza le gare amichevoli, però l'inglese è arrivato al Watford dopo la retrocessione in Championship della sua squadra precedente, il Newcastle. Inserimento di Depay, su di lui va subito Romagnoli, ancora Depay, prova ad aggirarlo, riesce a mettere in movimento Yammat, la deviazione Perin, si salva mettendo in calcio d'angolo da una situazione assolutamente casuale, stava per arrivare il gol dell'Olanda. Sì, c'è stata questa combinazione tra Depay e Yammat e grazie a un ripallo è riuscito a mistra con Wijnaldum che tocca centralmente, poi Depay, dribbling, ancora Depay all'interno dell'area di rigore, prova ad andare sul fondo, guadagna, certo non può giocare un pallone tra quegli avversari e cerca allora la conclusione dalla lunga distanza dopo essere uscito dall'area di rigore, però il pallone termina alto sulla traversa. Sì, ha preso questa soluzione perché sono arrivati in ritardo i compagni ad attaccare lo spazio e ovviamente da quella distanza lì difficilmente inquadrare la porta. Ancora a cercare Former, viene inseguito da Jorginho, va via bene Former, il cross sul secondo palo dove si coordina Vilena sul fondo, primo vero pericolo creato dall'Olanda con questa bella giocata di Former, arriva la seconda sostituzione, entra Federico Chiesa, Italia, arriva un'altra sostituzione, dentro Zaza, fuori con la maglia numero 11 Belotti. Yammat, il cross sul secondo palo, il colpo di testa di Depay, centralissimo, blocca senza problemi Perin, era una buona occasione. Un per grandissimo pericolo corso dall'Italia in questa circostanza, non siamo stati bravi nella copertura di questa palla in mezzo, che sono delle palle pericolose, lasciare troppo spazio da parte di De Sciglio. E viene raggiunto dall'attaccante azzurro, cross basso di prima intenzione, Zaza! Con un rimpallo!
fallo, trova il gol dell'1-0. L'assist è stato di Federico Chiesa. Italia 1, Olanda 0 e questa volta il gol è buono. Federico Chiesa che è partito con il tempo giusto sulla fascia laterale, ben innescato dal compagno, come è arrivato sul fondo ha messo la palla di prima intenzione in mezzo e ha vinto un rimpallo importantissimo, decisivo, Zaza mettendoci il piede, credo con la suola addirittura abbia fatto gol. Davanti ai suoi ex tifosi segna Zaza e per lui è il secondo gol in nazionale, anche il primo era stato un po' fortuito. Qui lo rivediamo, il contrasto con Van Dijk che prova ad allontanare, ma negli ultimi minuti attenzione Babel, l'intervento di Criscito, arriva il calcio di punizione, c'è il rischio che sia rosso, l'arbitro si sta consultando con l'assistente, gli olandesi vorrebbero il rosso, eh sì, prende dal taschino posteriore rosso, cartellino rosso per Criscito. Ingenuità dell'Italia che in vantaggio da pochi secondi si è fatta trovare scoperta in contropiede su questa progressione di Babel. Criscito è intervenuto, ha colpito l'avversario alla disperata, subito dentro Bonucci voleva inserire, ci sono Blind e Depay, parte Blind, lascia Depay, Perin, Babel, non è finita, continua ad attaccare l'Olanda, puoi vedere anche grande forza fisica, delizioso il pallone che viene servito a Blind, lo raggiunge però quando ha già oltrepassato la linea bianca, poi l'intervento che Berghaus, Depay che adesso ha arretrato un po' in raggio d'azione perché nel cuore dell'attacco c'è Weghorst, la conclusione tentata e la grande risposta di Perin sulla battuta di Berghaus, pallone in calcio d'angolo. Bellissimo questo gesto tecnico da parte di Berghaus ma da parte anche di Perin che ha risposto. La sovrapposizione di Jan Matt, il cross, l'uscita di Perin che allontana, carica al sinistro, Ake, conclusione, Aldum, Depay, Weghorst si muove, il pallone però è per Promes, l'uscita, coraggio, continua a giocare, ma su quest'altro fronte c'è Chiesa che va all'uno contro uno, può provare la conclusione, è finta di Chiesa, la risposta di Silesen con il piede. Tanti incoraggiamenti, sentiamo dalla panchina con i microfoni posizionati, sì. Bravo, si allarga subito Berghaus, pericolosissimo, poco fa con un bel sinistro, il cross di Berghaus, Ake, colpo di testa, arriva il pareggio dell'Olanda, ha segnato Ake. Bruttissima palla messa in mezzo dall'Olanda, bruttissima ovviamente per la nostra difesa, palla che gira, taglia fuori la difesa che è molto statica in questa occasione,